Eccellenza, buonasera. Buonasera a tutte le autorità civili, militari, religiose, politiche. Buonasera ai colleghi sindaci, a tutti voi presenti e a chi prega e ci guarda da casa. Voglio salutare con affetto il Comitato Festa, nella persona del Presidente Flavio Petrosillo, che ha reso possibile questa cerimonia, rispettando le scelte e le decisioni che la nostra diocesi ha preso, scegliendo di fermare tutta la parte civile delle feste patronali in segno anche di rispetto verso le numerose vittime del Covid. Eccellenza, in questo giorno così fortemente caratterizzante per noi monopolitani, nel quale solitamente attendiamo l'arrivo della nostra Madonna della Madia, rievocando il suo approdo, oggi abbiamo celebrato la sua venuta attraverso questa Santa Messa. Tutto questo perché questo anno 2020 è un anno particolare. La pandemia che ha travolto il nostro paese ed il mondo intero ha paralizzato e dato una frenata alla nostra vita. Abbiamo vissuto, stiamo vivendo momenti difficili che ci stanno provando emotivamente, fisicamente e anche economicamente. Nelle vicissitudini di questa emergenza, due aspetti importanti hanno spesso catalizzato la mia attenzione. Il primo è il senso di solidarietà della nostra Monopoli e di tutti i monopolitani. Nel momento di maggiore bisogno, chi ha potuto si è privato di un pezzetto per donarlo a chi in quel momento ne aveva più bisogno. Le iniziative di solidarietà sono state svariate e molteplici e i cittadini monopolitani sono stati impeccabili. E se i meno fortunati si sono sentiti meno soli è anche grazie al loro contributo. L'altro aspetto è il rispetto delle regole. Io sono stato orgoglioso di come i miei cittadini abbiano gestito l'emergenza, adeguandosi a quelle che erano le indicazioni e permettendo alla nostra città di passare il primo periodo in modo esemplare. Adesso però non dobbiamo abbassare la guardia. L'emergenza è ancora viva e noi sappiamo però come affrontarla. Non vi nascondo che sento forte il peso della responsabilità che il mio ruolo mi impone. La sera nel periodo del lockdown andavo a dormire chiedendomi se avessi fatto abbastanza per la mia città e per i miei cittadini, che sentivo, seppur fisicamente lontani, sempre molto vicini. I miei colleghi e amici sindaci che saluto, con loro si è creato un rapporto di solidarietà reciproca perché abbiamo condiviso pensieri, preoccupazioni e decisioni. Approfitto di questo momento per ringraziare sicuramente tutti i miei cittadini ai quali ho chiesto uno sforzo notevole e tanto sacrificio per un bene superiore, la salute di tutti quanti. Voglio ringraziare tutti coloro i quali hanno lavorato in vari settori per permettere a tutti di andare avanti. Voglio ringraziare le centinaia di volontari che hanno reso possibile tutto quello che senza il loro aiuto non avremmo potuto fare. Voglio ringraziare tutti i parroci che si sono ritrovati a dare il loro sostegno spirituale a distanza e nei modi più inconsueti. Sono riusciti ad arrivare nelle nostre case e a tutti i fedeli che avevano bisogno della loro presenza con mezzi mai utilizzati. E come dimenticare l'immagine di Papa Francesco che pregava in piazza San Pietro deserta? Eccellenza, il mondo intero si è fermato per qualcosa di invisibile. Un virus che non si vede ha paralizzato e bloccato l'umanità intera. Che ci serva questo da monito, a riflettere sull'importanza della nostra vita, su quanto sia importante viverla con fede e serenità, senza odi e donandosi al prossimo. Ho spesso pregato e lo faccio ancora affidando la mia città ed il mio operato proprio a te, Madonna della Madia. E ti ho spesso ringraziata perché so che hai guardato la tua città ed i tuoi cittadini. Ti chiedo di farlo ancora in questo momento in cui la paura sta tornando ad insediare le nostre anime. Ed è proprio il tuo aiuto che voglio chiedere e invocare. Accompagnaci nelle prove che la vita vorrà riservarci e non lasciarci mai soli. Buon Ferragosto e buona festa della Madia a tutti quanti. Grazie.